Il candidato consigliere di Forza Italia Mauro Febbo ha inaugurato il suo comitato elettorale a Chieti in vista delle prossime regionali in appoggio al presidente di centrodestra uscente Marsiglio. Nel comitato di Via De Vezzi è giunto in una sala gremita Maurizio Gaspari, attuale capogruppo di Forza Italia in Senato. Gaspari è sicuro del contributo che Febbo potrà dare, come ha sempre fatto, per la provincia di Chieti. Insomma, alle regionali si tenta il poker. Ma sì, un giorno importante perché la presenza sia del coordinatore regionale, l'onorevole Pagano, e del presidente Gaspari, chiaramente testimoni non solo i rapporti di amicizia oramai ultra decennali, ma soprattutto insomma, un'indicazione che viene da parte del partito. Credo che la presenza così massiccia di tanti amministratori, 18 sindaci, 89 comuni rappresentati, sta a significare che sul territorio la presenza si sente. Io ho fatto il presidente della provincia, quindi ho un'attitudine all'amministrazione di aria vasta. Abbiamo portato risultati importanti in questo quinquennio. Questo è un quinquennio che si presenta ancora più importante perché per la prima volta, siccome insomma, mi sembra che il dato sia acclarato, insomma, a parte i sondaggi ma insomma, anche altri fattori, ci sarà un governo che ha scritto e andrà a gestire tutte le risorse europee, nazionali e quelle straordinarie, che sono miliardi, e quindi sarà un governo particolarmente importante perché non si può sbagliare, questa volta veramente c'è la possibilità di fare tanto per l'Abruzzo. Gaspari benedice Febbo e si dice estremamente ottimista per la vittoria. Febbo ha dimostrato in tanti anni, con serietà, con competenza, con passione, il suo valore. Sono lieto di essere accanto a lui anche in questa occasione, insieme a Nazario Pagano, per l'avvio di questa campagna elettorale che vedrà certamente Forza Italia protagonista, il centrodestra ancora vincente in Abruzzo e Mauro Febbo protagonista una volta di più a Chieti e nella sua provincia per portare buon governo, efficienza e capacità.